ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Stone Block Ita. Allora, come potete vedere, sono un po' cambiate di cose rispetto all'ultimo episodio. Ad esempio, ho sostituito tutti i blocchi sotto del pavimento, sono tutti blu slime block. Infatti, se notate che normalmente cammino più lento, però se comincio a saltare, però comunque vado più veloce rispetto a prima. Questa è la prima cosa che è cambiata. A parte il fatto che devo piazzare un po' di orte qua e là, ho aumentato un po' di magmatic generator per aumentare la produzione di energia. E gli elusive e comunque tutti i macchinari li ho messi di qua. E poi un'altra cosa che ho fatto, ho messo un po' di ultimate fluid tank che contengono, ora ve lo dico, circa 11.200 mille buckets, quindi sarebbero tipo 11 secchielli l'uno. Perché questa parte qui si era riempita di lava e quindi non era cosa buona e giusta. Allora, qui invece di qua ho upgradato un po' i seed e ho fatto pure questi qui per quanto riguarda la redstone. In questo modo si riesce, perché avendo sempre problemi a redstone, in qualche modo si risolve allo stesso modo. Come vedete, già con poco e nulla riesco, sono riuscito a ottenere più di 32 pezzi, cioè 32 pezzi di redstone. Qui sono arrivato a 23, tre dubbi riesco a farne, ma altri pezzi di redstone riesco allo stesso modo. Questi, è vero, avevo ottenuti, se riesco a prenderli tutti. E si sì, sto usando anche la lava come come carburante, perché comunque rimane per consumare un po' di più, visto che qua l'utilizzo tutto per il generatore. Allora, questo dovrebbe bastarmi. Sperando che, anche se presto devo cominciare a produrne ancora di più. Ok, ne avevo preso uno troppo, però non è un problema. Ah, devo usare questo Ender Generator. Dove lo posso? Posso usarlo qui. Ok, devo prendere delle... Tanto apro te. Ok. Cibo non ne ho. Cioè, ne ho in abbondanza. Allora, Ender Pearl stanno cominciando a mancare. Sperando cominciano, che posso, ok, tanto producono abbastanza e consumano poco, però dovrei cominciare a trovare il sistema di fare una farm di enderpearl. Poi da qui, tra i vari alberi, ho aggiunto questo qui, perché questi affari qua mi sono serviti per sistemare per un paio di missioni e quindi, diciamo, dovuto prenderli. Ok, è rimasto un 1.3k. Poi per il momento lascio consumare un po' la lava. Allora, ho fatto questo portale, che è praticamente impossibile, però è un po' buggato, perché quando sono tornato mi ha teletrasportato in cima e ho dovuto cambiare la game mod per tornare giù. Beh, avevo messo nella lava, ma ho messo l'aspettator mod e piano piano sono risceso. Tipo,
una piazza tipo oltre il blocco 256, una cosa del genere. Allora, una cosa che potremmo fare ora è continuare. No, non fare parte. E fare col, andare avanti con l'emissione. Se si può fare. Allora, intanto devo vedere se l'Extreme Crafting Table la posso craftare. Allora, vediamo se ce l'ho. Il double craft, sì, no, bizzeffe. Questo come si crafta? No, ho quelli ma non ho quelli intorno. Ah, con 5 diamanti che non ho. Quindi, cioè, ovviamente sì. Vediamo te come ti crafti. Smeraldo, filosofo, sì, però se no no. Posso controllare se per caso no. Non ce l'ho. Allora, però con l'oro sempre, però mi serve sempre la filosofo stone. Questo, ah, è vero, l'essenza. 400 invece. La gra compressed gravel mi può dare la Philosopher Stone, però qui non so se no. Allora, non so quanta gravel posso avere. 7 pezzi qua, quindi che non mi basteranno mai nella vita. Ok, qui ho terra. Quindi l'unica cosa che posso fare, allora, prendere 9 stack di cobblestone, piazzarli nel crusher, è vero? Qui sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Momentaneamente piazzo a te. Così è solo, sì, è solo uno stack quello che dovrò piazzare, cioè dovrò trasformare roba, cosa buona e giusta. Allora, poco fino a poco fa mi sono lamentato delle ender per poche e quindi a te li faccio fuori. Vero, 14 non è che sono chissà quante, però più ne produco e meglio è. Allora, te li posso piazzare su, tanto problema non si pone. Allora, intanto vediamo cosa potrei fare. Facade non mi servono, però potrei tranquillamente prendere qua e riempire te. Ah, ecco, potrei fare, potrei cominciare a portare delle essence di diamante. Eccolo qui. Allora. Non so come sto messo a seed. No, ho preso il tier 6. No, non mi conviene. Ho preso il tier 1. Tier 2. Ok, non ho cose migliori. Questo dovresti essere tier 3. Allora, devo arrivare al tier 4. Che è questo blu. Ed infine il tier 5. Quindi immaginate uno solo, essere quanto che giro devo fare per craftarne uno solo. Allora, invece per il diamante
4 diamanti e ne ho uno solo. Quindi devo sempre aspettare che cominci a craftare, cioè che finisca di sistemare quel crafting lì. Allora, no, i brick non mi servono. Allora, lava, ok, sto, non dico sto messo bene, per, cioè sì, sto messo bene, però potrei essere messo meglio. Questo è utile perché c'è, cioè, buona parte della redstone l'ho consumata qui dentro. Aspetta, sta, mi sono perso. Aspetta. Ah no. Non è redstone, allora è qui. Direi che la metà le posso inserire dentro. No, quelli sono sistemi, cioè sono, cioè dire, parte da meccanismo, però utili per molti crafting, quindi ho cominciato a produrne un po'. Allora. Però se, ok, la game mod ci sta, perché comunque è spawnato il tizio lì. Allora, quanto riguarda invece l'unico pianta di certo quarzo, avevo risolto il problema perché in alcune loot bag me l'aveva dato, però sto continuando a produrlo per il semplice motivo che è un, diciamo, per il semplice motivo che si sa mai, potrebbe venire un momento all'altro e nel caso posso sempre averlo. Poi questa cosa che dà l'Infernum Seed di livello 1 non è male. Allora, e con una botta sola ho formato più di uno stack di Inferium. Allora, tu che punto sta? 54. Cioè, diciamo, per il momento ottimo, abbastanza veloce, però mi sta, da quando ho spostato tutto di là, mi sta dando un po' di problemi di bug per la rapidità. Infatti, se prendo i vari upgrade che ho, nessuno di quelli che ho funziona. Ok, infatti sì. Enderman, no. Addirittura 25 sto giro mandale. Ottimo. Anzi, ottimo pure per quel poco di esperienza che ogni volta mi dà. Infatti se vengo qui e piazzo qualunque tipo, a parte questi non me li fa entrare, questi me li blocca tutti. Comunque, se avete qualche idea su come, ah, il GP però voleva, ho capito forse qual è il problema. Allora, se prendo questo, diciamo, un paio di secchietti, no? In teoria. Allora, qui posso, ok, perfetto, posso uscire.
Ripiazzandolo qui, in teoria dovrebbero esserci pure dei GP. No, non volevo piazzare te. Quindi, una volta piazzati dei GP, tu dovresti funzionare, no? No. Forse ne vuole di più. Allora, quindi in questo modo è un po'. A parte questi non funzionano, però. Ok, ora ho abbastanza energia e quindi ho ottenuto ciò che volevo. Quindi diciamo che 9 di questi li ho fatti. Ora posso unire tranquillamente la gravel che ho e farla compressed, così posso cominciarla a smistare. Allora, uno e due li piazzo dentro. A voi vi prendo e volevo piazzarla qui, pensi da qui e poi. Quindi, come potete vedere, tutta questa fatica per avere un po' di diamanti, eh. Ah, è vero, ma tu non ti puoi upgradare, vero? Ok, ci metterà, il tempo ci metterà, però per il momento dobbiamo aspettare. Ora, però per quanto pare stanno ok, questi si stanno piano piano svuotando, quindi vuol dire che l'energia sta funzionando, diamante. Ottimo, già due diamanti. Me ne manca uno di diamante per fare quello che voglio fare. Ma dentro non ci stanno, eh. E dai uno. Così comincio a piazzarli di là a fare l'essence. No, i diamanti non ci stanno. Però sto producendo un bel po' di colla anche. Dai, no, ok, intanto li piazzo così perlomeno si velocizza un po' la cosa. Diamante no, eh. Ok, intanto vado a piazzare questi due. Non so se da una parte, nel senso, se si hanno questi qui, no? I vari pezzi che sono tutti usciti, questo per ripararli. Ecco, il crusher mi dà i diamanti, stessa cosa il pulverizer. Quindi volendo io posso recuperare tutto, cioè tutti questi diamanti. Sto mettendo una pila a recuperare tutto, ce la posso fare. Lo so, anche se sarà molto lento, però recupererò una marea di diamanti grazie ai pulverizer.
Poi intanto vorrei che vado altri diamanti. A quanto pare no. Ok, tu hai quasi fatto. Ok, due diamanti li ho recuperati. Pure di qua 4. Proprio il momento ne sto prendendo uno solo per andarlo a piantare. Ok. Tanta fatica per veramente farmare qualche diamante di più. Ok, a pensarci prima avrei fatto tutto off camera, però oramai sto qui e crafto. Però la cosa positiva è che allo stesso tempo sto craftando una marea di materiale in più. Ok, purtroppo hanno queste cose che più di una cosa alla volta non posso mettere. Quindi posso prendere la bag e posso, cioè la cesta, e posso mettere, prendere item dufta e posso fare e il servo e vari di servo, cioè mi bastano due sostanzialmente. Allora, cosa un po' grosso. Ok, tu ti puoi aprire, tanto continuo a piazzare cose dentro mentre mano a mano si sistema. Servo sempre attivo e in questo modo sempre. Ok, tu sei entrato, tu no. Perché tu no? Ok, ci mette un po' più di tempo rispetto a farlo io a mano, però il suo lavoro lo fa. Ora vediamo quanta roba riesco a recuperare. Pure a te vale? Sì, quindi Crusher, Pulverizer, ok. No, a te non lo so se vale allo stesso modo. No. Ok, quindi tutta questa roba qui posso andare a inserire all'interno della cesta. No, non nel servo. Ah, nella cesta. Ok, intanto con pochissimo tempo ho già farmato più di uno stack di diamanti. Allora, per fare questo servivano questi e ne crafto 10 perché 10 ne posso fare. Ok. Ne devo fare addirittura 8. Quindi giusto per farvi immaginare la fatica che uno fa per arrivare a questo. Non so quante netherstar mi sono rimaste. Ok, queste sono le ultime due. Questo è il Netherstar Generator. Ah no, ok.
Allora, intanto vediamo cosa può crostare. Star Essence che è di tier 6. Tu come di craft? È impossibile praticamente in quel modo. Ok. Qualcosa mi dice che devo andare innanzitutto nel Nether per andare a raccogliere un po' di Soul Sand. Tu sei rotto, quindi sicuramente mi servirà della flinta. Comunque potete capire per un semplice crafting tutto il casino che una persona deve fare. Allora, tanto piazzo a te, ce l'ho tutti e due là dentro, che sicuramente prima o poi mi servirete entrambi. Allora, portare il Nether. Ora non ricordo bene dove spawno qua, perché ogni volta spawno spawno un po' ovunque. Ok, perché avendo 150.000 mondi, ok. Non ricordo se già ho messo appunto. A quanto pare c'ero solamente passato. Quindi posso inserire il portale. Allora, tu cosa sai? Cobalto non posso raccogliere, però un po' di Nether Quartz sì. Che mi ha attaccato? Ah, un ragno. Cosa mi ha dato di bello? Sostanzialmente nulla, ma siete una marea voi ragni. Ok. Ok. Poi con calma tornerò pure a prendere il quarzo, quello che mi servirà. Sperando di riuscirmi a craftare un pic, cioè per quando tornerò per avere un piccone leggermente migliore per prendere il cobalto. Tu cosa sei? Ardide. Soulstone, no, che non mi servi. Serve la soul sand, non soulstone. Stone. Draconium ora non ti posso prendere. Ok, i creeper del Nether che sono molto 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 odiosi ed esplodono molto più velocemente rispetto al normale. Ok, non ho fatto in tempo. Non è vero, avevo la borsa però. Allora, sempre sul stone. Ok,
meno male, ho trovato là sul stone, sul sand. Quindi sono 42, no? Ora devo fare un piccolo calcolo. Allora, 42 diviso 3 sono 14, 14 per 1, 2, 3, no, sono 1, 2, 3, 4 per 4, 56 blocchi mi servono per poter spawnare tutti per, cioè, nel senso, per poter spawnare tutti per poter farmare tutti i nendestare mi servono. Allora, ciao Pigman, 42, 43. 6, ok, 9 blocchi, 8, 7, ah, già si è rotto, 6, no, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, perfetto, quello che volevo fare l'ho fatto, quindi torno per attivare prima Open to LAN con i cheat. Perché non mi teletrasporta? Allora, non chiedimi il perché. Allora, il portale sta di qua. A quanto pare. Okay, a parte ok, dovrei essere ritornato al portale, dovrebbe essere appunto è qua sopra. Allora, no. Perfetto. Per quanto riguarda ok, ora il posto tutto non mi serve e poi me ne salgo sopra. Ok. Qua altri 46 pezzi di diamanti. Ce li ho, forse non mi serve. Prendo giusto questo pezzo qui, che sicuramente mi servirà. E ora si sale verso l'alto. Qui ovviamente tutta la parte dedicata allo spawn di cioè tutte le parti dedicate allo spawn di lunghi terra. No, ho sbagliato a piazzare.
testa, uno, due, tre. Se riuscissi a spostarmi, qui, guida esploso. Per fortuna basta un colpo solo per darmi, nel senso per mandarlo KO, però devo trovare un sistema per farmarlo di più. Nel senso farmare più Nether Star. Ok, intanto io allontanandomi un pochetto per mangiare pure. Ok, essere spawnato, è spawnato. Sono anche riuscito a non farmi fare fuori. Allora, direi tranquillamente di scendere. È vero, sei tu. Allora, quanto pare il nostro amico Wither dà una mano pure a per farmare cobblestone, perché ogni volta esplode ok. No, non volevo aprire il menu, volevo solo colpirti. Ok. E quanti ne ho? Ok, devo trovare. Questa è buona la Withering Soul, perché permette di fare, non so cosa permette di fare, però ok. No. Ok, ci metterò una vita per scendere, però. Sto cominciando. Ok, piano piano ce la faccio. Perché questo affare mi tiene perennemente in alto e la cosa non mi sta bene, cioè nel senso non mi è utile, anzi mi rallenta pure tantissimo. Tant'è vero che non vedo l'ora di posarlo. Ok, ti poso e ti poso pure a te. Non ne ho messe da parte, quindi un bellissimo, anzi un bel po' di roba sarà utile. Ok, sempre problemi di focus. Ok, ora sto andando abbastanza veloce. E che cavolo? Neanche il tempo di scendere e salire un attimo, che è
sfumato sto mondo e quell'altro. Ora. Direi di craftare, farne un altro. Ok, io mi allontano come sempre, così non prendo danni dall'esplosione. Mi hai colpito. Cacchierola, so. Stranamente, non avendo fatto il. Cioè, non avendo aspettato che si caricasse tutta l'arma, sono serviti addirittura due colpi per farlo fuori. Quindi devo mettere questo wither più resistente del previsto. No. Ok. Se riesco a allontanarmi per tempo, che più si distrugge la zona è più difficile allontanarsi. Ok, fatto fuori. E ok, sta 5. Comunque è veramente veramente comodo farmare cobblestone grazie al wither, perché sto a più di uno stack prodotto con... Ah, ok, mi dà pure il Supreme Essence il wither. Motivo in più per farmarlo. Ok, allora direi che per il momento, per quanto riguarda il farm di Wither, direi che per ora può andare bene così. Vediamo, cioè nel senso per ora, vediamo quanti, nel senso quanti pezzi posso, riesco a craftare. Però non credo che mi possano bastare, perché in totale se con due di questi me ne farma uno, quindi me ne è rimasto uno solo, quindi ok, mi sono riuscito a craftare altre 9. Allora. Ok, sto a 4. Anche perché i diamanti sono pochi. E non è che uno riesce a produrne sempre sempre tantissimi. Comunque, come vedete, per fare questi crafting ci vuole
veramente, veramente tanto, tanto tempo. Ok, però con questi qui, ok, con 9 me ne dà solo uno. Nel senso, non è semplice come la redstone. Ok, 7 diamanti. 8 è praticamente finito. Ok, quanti ne posso craftare? 2. Vediamo se riesco a craftarne un altro. Ok, sto a 5. Vediamo quante nether. Sbagliato. Quante nether star sono rimaste? Sono 2, arrivo a 6. Ok, per arrivare. Quindi se 2 me ne danno. La posso fare, quindi se 2 me ne danno una, semplicemente se 2 me ne danno una e me ne servono 2, quindi perché stanno poi a 6 e per averne 2 devo fare 4, ok, altri 4 wither devo far fuori. Che sembrano pochi, ma in verità sono veramente tanti. Allora, 2 e 3. No. Ok, sta praticamente per esplodere. Okay, eccoli là sotto. Ok, uno fatto fuori. Ora il problema sarà solo per quanto riguarderà i diamanti. Spero che riesco a produrne quanti me ne servono. Perché se no è veramente veramente problematica la cosa. Ok, si è esploso. Allora io continuo a mettere la luce perché altrimenti già non vedo io una fava. Figuriamoci voi. Ok, sono rimasti gli ultimi. Oltre a questo, un altro wither da buttare giù. Ok, non faccio in tempo, non ho la possibilità di salire. Quindi mi beccherò l'esplosione. Però poco male perché. Smeraldi. Perché sta cosa? No, non ti posso prendere. Ok, non mi chiedete il perché, perché non lo so neanche io. Ok, quindi il modo per scappare ce lo dovrei avere. Però intanto mangio. Allora, 1, 2, 3 e 4. 1, 2. Ok. Ok. E se è esploso, si è esploso. E sei pure morto. No, aspetta. Eccolo. Mi era voluto un mezzo colpo che non mi aveva droppato il.
Ok, pure il diamante, ottimo. Che mi ha droppato la Nether Star. Però si sa mai. Magari avere una spada del genere in Minecraft Vanilla. Allora. Te li posso piazzare qua. Poi là sopra. E pure voi qua sopra. Ora. Esperienza fatta. Sto a 6. Sono sicuro che qua non ho diamanti, eh. Ah, è vero, qua per farlo andare più veloce posso semplicemente fare i... Non mi ricordo mai come si chiamano. Eccoli. Magari mi faccio quelli in ferro. Non tu, ma tu. No, non mi dire poi forza quelli in diamante. Però, quanto pare, sì. Allora. Poi vi poso. Quindi le cose sicuramente serviranno. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mangiare. Allora, per il momento sto a 7, mancano 2, riuscirò a fare il secondo diamante. E quindi, per il momento ho fatto molto farming, però direi per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, vi clicco un bel mi piace, iscrivetevi al canale, seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto. Ciao a tutti voi!